Mattini e mi rivedrete solo il presentatore perché non è mai stato una Comedy Night. Praticamente cosa succederà? Gli italiani che sono irregolari qua fanno sempre roba nuova, invece gli inglesi vengono a fare the best of their best, il meglio del loro meglio, capito? Quindi voi riderete a crepapelle con gli inglesi, gli italiani aiutateli, perché sai, la roba nuova, scrivevo una battuta, dice, mica lo sai che scrivo una battuta, ci sono queste serate che si chiamano laboratorio, che non c'è più scritto qua, vabbè, laboratorio, proprio per questo, perché noi veniamo qua e vi usiamo come cavie, come guinea pig nostri, capito? Se la battuta, esagerate, se la battuta vi fa ridere 3, ridete 7, capito? Se la battuta vi fa ridere 10, partorite, qualcosa, qualcosa di esagerazione. Ok, vediamo chi posso scegliere, questa donzella qua, ciao donzella. Ciao. Come ti chiami? Francesca. Ti parlo dopo, adesso voglio solo usare il tuo corpo. Nel senso delle mani, brava, te lo quasi dite, le stavi per metterle insieme velocemente in ripetizione e vai di più tutta la sala con numero di quante volte funziona, caro Faro. Innanzitutto volevo chiedere un piccolo applauso per il nostro presentatore della sala. Così che ho mai conosciuto sulla faccia della gente. Sì. Quell'espressione che, come si dice ogni tanto, mi dici, piango dentro un pochino, ecco, lui viene dentro. Sì. Questo piccolo. Non c'è il successo, no? La cucina molecolare dice che loro stanno cercando nuovi metodi per cuocere i nostri cibi. La domanda qui non è perché, ma è chi. That's about it though. I don't speak anymore. Non ho parlato per molti anni. I know, it's sad, isn't it? La sua famiglia soffre di cuore? No. La sua famiglia soffre di asma? No. La sua famiglia soffre di diabete? No, però anche mio padre ha la distrofia muscolare. Non è nel sistema che deve parlare col dottore? Ha altre domande? Ma guardi, sinceramente sì. A me che mi metterebbe distrofia muscolare nel sistema? Io ho qualche problema con le donne. Lo so, è difficile crederlo, ma... Suspension of disbelief, si dice. Fate uno sforzo. E continuano a dirmi, ma non so, curare di più la barba, tagliare la barba, vestirti meglio, vestirti così, ma voglio dire, perché devo essere io a diventare figo e non le donne a diventare più disperate? Signore e signori, membri della giuria, guardate il banco degli imputati, guardatelo bene, io non lo vedo come il banco perché sono musulmano. E guardate... Geloso di me, geloso del mio successo, geloso della mia bellezza. Ok, finisco qua senza... per non perdere l'altro braccio. Inoccupato. E anche ero pensato sul fatto, tornando all'argomento delle ragazze, questa terminologia, io forse dire che sono single, sono impegnato. Ah, quello non toccato. Abbiamo fatto la festa con la banda perché abbiamo aperto la tangenziale. La tangenziale, ma la tangenziale, che giuro, non è che.
ancora oggi passa dalla zona industriale e finisce in un cimitero. Ho conosciuto l'ingegnere che l'ha costruito, ma perché l'hai fatta così? Lui ha detto, oh, la strada muore lì. Noi siamo quelli del Puma. Ma sto soltanto il microfono per fare una festa. Che festa. Siamo quelli del Puma. Quando si ride, si beve, si va fuori di testa. Ci resta nient'altro da fare. Provare, riprovare. Ogni tanto spacchiamo, ogni tanto facciamo cagare, però abbiamo una voglia qua dentro di strillare e andare nel centro. Non lo senti anche tu? Io non mi ripiglio più.